Il progetto Archeotaccio nasce nel 2012 con l'obiettivo di promuovere e sviluppare il rapporto tra mondo della cultura e il sistema dei servizi dedicati alla disabilità, offrendo opportunità e percorsi educativi attraverso un'adeguata comunicazione e tecniche che facilitino la relazione e il contatto. Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, con l'ausilio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ancona, sancito da un protocollo operativo biennale, ha realizzato così un'azione di integrazione che coinvolge giovani e adulti, con notevole compromissione delle autonomie funzionali in condizioni di accentuata disabilità psicofisica, che hanno dimostrato sin dalle prime visite al museo un notevole interesse e grande propensione alle attività svolte. Per la corretta individuazione delle esigenze di questo tipo di pubblico e per garantire attività laboratoriali adeguate sono stati coinvolti anche gli operatori delle 7 strutture socio-educative residenziali diurne e del servizio di assistenza educativa domiciliare del Comune di Ancona. Le attività, sempre calibrate a seconda delle specifiche esigenze, sono precedute da una progettazione condivisa, tenendo conto delle attrezzature in dotazione al museo e delle attitudini dei soggetti impegnati. Il progetto Archeotaccio prevede una serie di visite guidate tematiche e percorsi tattili alla scoperta delle collezioni del museo, arricchiti da laboratori. Tutte le attività sono mirate e organizzate per un pubblico di circa 30 persone tra i 20 e i 45 anni di età, a gruppi di 4-5 unità, e sono volte sia a stimolare gli aspetti cognitivi sia a superare le difficoltà motorie dei visitatori, grazie a percorsi facilitati, luoghi accessibili ed esperienze pratiche. All'interno del museo è stato creato uno spazio archeotaccio con materiali originali e calchi ed è comunque prevista per tutti la visita nelle sale del museo. Ogni anno scegliamo argomenti diversi in base all'interesse dei partecipanti sulla collezione del Manan. Adesso vediamo alcuni di questi progetti. Ecco tre esempi di percorsi di archeotaccio. Rosso porpora, in cui il filo conduttore è il murice, una conchiglia da cui gli antichi estraevano la porpora per colorare i tessuti di rosso. Durante gli incontri abbiamo ripercorso la storia del murice, da quando veniva pescato con nasse ed esche nel porto di Ancona alla sua lavorazione. Sono state tinte le stoffe con la porpora e sono state cucite per diventare custodie di tesori preziosi. Nell'edizione dei bronzi di Cartoceto il discorso è stato incentrato sul valore simbolico dei monumenti per una comunità, partendo dai bronzi di Cartoceto che rappresentano uno degli emblemi del museo. In laboratorio è stato realizzato un modellino di Palazzo Ferretti, con il gruppo scultoreo che domina sul tetto dell'edificio. Ispirandosi alle statue, ognuno ha scritto e raccontato una storia sui due personaggi a cavallo e sulle dame. L'ultima edizione è quella della Musa Citareda, che ha come tema la musica, che suscita emozioni, sentimenti e favorisce la comunicazione. Partendo dalla lastra calcarea raffigurante la suonatrice di chitarra, nel corso degli incontri sono stati creati abiti da antichi romani, è stata realizzata una cetra in cartone e una in argilla, come ciondolo da indossare, e infine ognuno ha parlato del suo rapporto con la musica.